Wow ragazzi e bentornati! Oggi abbiamo il Deatomizzatore 9000 e finalmente abbiamo il set completo delle armi fantascientifiche. In questo video oggi vedremo il Deatomizzatore 9000 al 130 full perk. Mi raccomando, anche questa è un'arma che vi consiglio di comprare in quanto non si sa tra quanto tornerà nello shop. Solo 1680 di oro, arma esplosiva, dispositivo di lancio, fantascientifico retro, lancia una sfera energetica che esplode a contatto e scaglia proiettili energetici perforanti. Sono contento finalmente dell'aggiunta di un lanciarazzi energetico, soprattutto visto che è il primo, anzi non è vero, ho lo schiantadighe in energia ma finalmente lo posso cambiare, magari farò lo schiantadighe ad acqua, lancia Halloween lo lascio fuoco, il piccolo aiutante di Babbo Natale resterà fisico, questo sarà il mio lanciarazzi energetico. Beh, innanzitutto ho già letto dalle statistiche che non si può molto paragonare al lanciarazzi normale. Dalle statistiche possiamo notare come ha una gittata veramente veramente bassa. Basti considerare che un semplice cecchino, che sia obliteratore, che sia cecchino al neon, arriva a una gittata di 15.000. Questo lanciarazzi arriva a una gittata di 768, molto molto bassa. E anche l'impatto rispetto a un lanciarazzi normale è molto inferiore. Basti pensare infatti che un semplice schiantadighe arriva a 15.000 d'impatto, il piccolo aiutante di Babbo Natale invece 40.000 d'impatto. Insomma, avete capito bene. Allora, attenzione, siamo già nel gameplay. Questa volta partirò con Scorch Drago e vi farò vedere, appunto, eccolo qui, il lanciarazzi all'inizio senza una vera e propria build. Visto che molti me l'avevate chiesto, mi avete chiesto: Ghino, ma perché non ci fai vedere le armi anche senza build? Perché così non riesco bene a capire la loro potenza, perché così sembrano un po' tutte forti. Effettivamente un po' così avete anche ragione, però ovviamente Salvamondo è un gioco che va giocato con strategia. Ecco perché va giocato con la build, giocato con l'arma, ma non per forza, avete ragione. In questo video quindi vedremo questo lanciarazzi, visto che, dai, chi entra mai in missione con la build per usare il lanciarazzi? Sinceramente nessuno. Sinceramente non ho mai incontrato nessuno che entra con Penny appunto per usare solamente il lanciarazzi. In questo video sì, vedremo anche il lanciarazzi con Penny perché ci tengo tantissimo. Allora, questo lanciarazzi comunque, non so, non mi dispiace se devo essere sincero, eh. Mi sta piacendo soprattutto anche il fatto che quando colpiscono zombie riesco, vedete, a danneggiare tutti quelli intorno, ma non ad area, perché effettivamente non fa un danno ad area come il lanciarazzi normale. Sono quelle piccole scaglie energetiche che infliggono il danno. Proviamolo un attimo con più attenzione. Ecco, con un colpo sono riuscito a shottare un bel po' di zombie. Che dire, dal lanciarazzi me lo aspettavo, in effetti avete ragione, se il lanciarazzi non riesce comunque a colpire più di uno zombie, non ha neanche senso chiamarlo lanciarazzi, non avrebbe senso sostituirlo a un altro. Allora, cercherò di trovare delle ragioni per cui vale la pena utilizzare questo lanciarazzi. Diciamo che il danno, vedete, non mi dispiace, non mi dispiace neanche usarlo. L'animazione è fighissima, ma questo lo sapete. Tutte queste armi fantascientifiche, secondo me, sono fatte un attimo per testare le nuove animazioni. Prendiamola così, perché se vedete hanno queste nuove animazioni, la Epic si sta un po' sbizzarrendo. Chissà quale sarà il prossimo evento, chissà. Scusa Smasher, lo so che è l'ora del pisolino, ma devo assolutamente provare questo lanciarazzi. Ok, scusate la mira, però... Ecco, il colpo appunto, vi lascerò questa parte. Vi faccio vedere un attimo che il colpo ritarda, bisogna anche prendere un attimo il calcolo della distanza, come si può dire. Non è l'unica arma che dobbiamo far ciò. E mi piace, mi piace. Mi piacciono queste scaglie che partono ad ogni colpo e non riesco a far caso... Con tutte queste scaglie non riesco a far caso al colpo che penetra i nemici, quello che parte una volta ogni 5 secondi con la cooldown. Ecco, con tutta questa animazione vi dirò, faccio veramente fatica a notarlo, anzi, non l'ho ancora notato sinceramente. Ok, ora proviamo il lanciarazzi con il costruttore che mi potenzia appunto i lanciatori. Dovrebbe sicuramente spaccare molto di più e vi dirò di più, dopo lo proveremo anche in team, ovviamente. Ecco, ritorno al discorso di prima, sono riuscito a vedere l'anello, finalmente sono riuscito a vederlo. Bisogna veramente farci caso, eccolo qui. Ok, si nota l'anello. Sono belle proprio queste scaglie che partono in tutte le direzioni, veramente, perché così tutti gli zombie intorno vengono più o meno danneggiati, guardate. E l'area che colpisce comunque è più ampia di quella che colpisce un lanciarazzi normale infliggendo danno ad area, no? Capite bene il mio discorso, il danno d'area del lanciarazzi colpirebbe una zona molto molto inferiore rispetto a quella che colpiscono queste scaglie, vedete? Si spargono per una distanza maggiore.
Però è anche vero che ovviamente infliggono meno danno rispetto al danno ad aria che infligge un lanciarazzi normale. La gittata è molto più bassa, l'impatto è basso, ma neanche troppo. Vedo comunque zombie respingersi molto molto facilmente. E che dire, è un'arma particolare, è un'arma particolare da avere, raga. Assolutamente. E anche le strutture, appunto, avevo letto che danneggiava anche le strutture. Dedicheremo un po' di parte anche per le strutture, perché avete visto che è bastato un colpo sparato a uno zombie e mi ha distrutto anche mezza casa. Adesso magari mi lancio in una città e faccio vedere bene, eh. Comunque, penso che abbiate già capito da questo pezzettino. E sto smasher da dove è saltato fuori? Allora, facciamo un attimo piazza pulita e lo proviamo pure contro di lui. Eccolo qua, pure ad acqua. Che bello. Energetico, raga, quindi le armi ad energia vanno benissimo contro tutti gli zombie elementali. Ovviamente non siamo svantaggiati neanche contro quelli fisici, però sapete, la regola è così. Ok, lo zombie dietro non mi preoccupo. E one shot lo smasher, l'ultimo colpo. Che dire, raga, non è sicuramente il lanciarazzi più forte, vi direi una cazzata a dirvi che comunque è il lanciarazzi più forte. È sicuramente bello da utilizzare, mi sto divertendo un sacco, sto spaccando mille strutture, guardate, ecco quello che volevo farvi vedere prima. È sicuramente uno dei più utili, ma personalmente non lo utilizzerei per appunto le strutture, ecco, per il semplice fatto che ha poca durevolezza. Piuttosto mi crafterei un cannoneggiamento e spaccherei la casa così, col cannonamento. Perché in effetti questo lanciarazzi, avendo poca durevolezza e comunque avendolo portato al 130, diciamo che non lo sprecherei così addosso alle strutture, ecco. Per usarlo addosso ai nemici assolutamente sì, mi sto divertendo un sacco, ve l'ho già detto. È comunque abbastanza forte da tenere testa anche agli zombie al 140, vedete, ora sono anche bussato dai compagni perché vedremo un attimo il suo danno effettivo al massimo. Ok, siete pronti? Ce l'abbiamo qui davanti, pure ad acqua. Mi è andata particolarmente bene con gli smasher oggi, eh. E vedete, anche lo smasher è andato giù con neanche un caricatore, diciamo. Poi è vero che non è un caricatore, ma recupera il calore termico. Poi, raga, io non ho mai dedicato un video per Cassandra Lynx, perché appunto ve lo voglio far vedere un po' qua e là, perché è veramente sottovalutata. Lei incrementa il danno di qualsiasi cosa del 40% mentre siamo in volo. Sapete questo cosa vuol dire? È tantissimo. Voi potete crearvi la build per potenziarvi il pompa oppure il cecchino. Potete crearvi la build per qualsiasi cosa e usare come primario Cassandra. La usate come primario e oltre a tutte le build che vi mettete durante il volo avete tutto incrementato del 40%, raga. È tantissimo. È tantissimo, è un ninja ottimo, peccato che non ha lo squarcio del drago. Comunque questo non è il video su Cassandra Lynx, quindi non mi dilungherò troppo. Io vi ringrazio di aver guardato questo video, raga. Vi ringrazio della compagnia che mi state tenendo tutti i giorni. Siete veramente i migliori. Ricordate che noi ci vediamo domani e anche con una bella live. Bella bella!